forte dopo questa storia. Mi mancherà. Ragazze, quando verrà Geronimo, chiamatemi sul cellulare in continuazione, così penserà che a chiamare sono i miei fan, ok? Bella idea! Quando arriverà Benji, io farò finta di discutere un contratto per fare una sfilata parlando al telefono. Fantastico! Chi c'è qua sotto? Così è stata tutta una finzione, quella delle belle modelle, eh? Top model! Sai, ci ho riflettuto e hai ragione. Se sei una persona che può farmi del male, la cosa migliore è dimenticarmi di te per sempre. Ti ringrazio davvero per essere stata così sincera con me. E anche se mi piaci molto, dovrò stare attento a non farmi più coinvolgere. Pronto? Luna, sono Alessio. Ti sto chiamando per dirti che non ho nessun dubbio che Lucilla sia Lucilla. E se stavi cercando di convincermi che Renata ha preso il suo posto, sappi che non è così. Ora ti saluto. E scordati di me. Qualunque prova mostrerò ad Alessio, penserà che mi sono inventata tutto per rovinare il suo matrimonio con Lucilla. Perché, Luna? Che è successo? L'ho perso. L'ho perso per sempre. Così. Tu sei una ragazza molto forte, devi continuare a lottare. Ma non ce la faccio, Luz. Ti giuro, questa volta io non posso, non ne vale la pena. Sì, sì che ne vale la pena, certo che vale la pena. E poi c'è ancora la possibilità di portargli le prove. E con le prove alla mano vedrai che Alessio non potrà non crederti. Non mi crederà. E anche se fosse, non importa. Capisci che Lucilla o Renata o chiunque sia, lui si è sposato. Ormai si è sposato. Eh no, è qui che ti sbagli. Perché se Alessio si è sposato con Renata credendo che fosse Lucilla, il matrimonio non è valido, si può annullare. Io non ho più voglia di illudermi, capisci? Non continuerò a lottare per questa cosa perché non ne vale la pena. Da oggi in poi Alessio farà parte del mio passato. Sono pronta, amore, andiamo? Sì, sì, dai, andiamo. Che ti prende? Non ti va più di uscire? Ma sì, sì. Certo che mi va. Amore, sono così felice di essere tua moglie. Lucilla. Dimmi, amore, che c'è? Da quando è successo tutto questo, Renata non ha più provato a contattarti? Renata è scappata, Alessio. Sì, sì, lo so che è scappata, però dopo tutto quello che ha combinato, dopo quello che ti ha fatto,
Non so, pensavo che magari si era rimessa in contatto. E poi, non dimentichiamoci che tu e tuo padre siete la sua unica famiglia. Sì, questo lo so, non l'ho mica dimenticato, lo so. Ah, bene, allora mi rispondi. Ti ha contattato sì o no? Non ti va di dirmi che cosa volevi propormi? Vorrei parlarne in privato. Ciao, Rita! Beh, signor maestro, ormai siamo praticamente una famiglia. Io rimango qui, voi due chiacchierate di tutto quello che volete, ok? Parlate, io vi dirò una parola. Qual è il patto? Il patto è questo. Io ti do il tesoro e in cambio tu dovrai dire tutta la verità a Luna. Ci sto! Le prove. Voglio le prove che hai sottratto a Luna. Non preoccuparti, avrai le tue prove, però non ti serviranno, vedrai. E per ultimo. Che cosa? Io ti darò il tesoro, ma tu dovrai lasciare in pace me, i miei discendenti e Luna. È tutto chiaro? Chiarissimo! Tu mi darai il tesoro e io farò finta di non conoscerti e me ne tornerò nella mia dimensione. E finalmente recupererò la mia giovinezza! Ma prima dovrai mantenere la tua promessa, così potrò riconquistare Luna. E adesso tieni fede alla tua parte del patto, va bene? No, no, certo, io penso che la cosa migliore sia che ti dimentichi per sempre di me, hai ragione. Beh, grazie. In fin dei conti sei stata molto carina, sai. Mi hai avvertito in tempo e questo è molto importante. No, oh, certo, sì, pensavo fosse giusto. Già. Grazie, Gaia. Grazie davvero. Bene, ciao. Sono una stupida. Perché mi va tutto male? Perché non ne faccio una giusta? Autografi, fan club, foto, contratti milionari. Siete delle bugiarde. E quindi era un piano perché noi passassimo da loser perdenti? No, loser no. Fino a quando avreste continuato a fingere? Perciò tu avresti fatto finta di discutere di un contratto via cellulare in modo che io ci cascassi come un cretino. No, non è vero. E invece tu avresti fatto finta di parlare con i tuoi ammiratori? No, io ti giuro che non lo farei mai, ok? Ragazze, noi siamo stati molto onesti con voi. Non esistono scuse. Dimenticatevi di noi due. E sapete, andate a mentire a qualcun altro, ok? Perché per voi non esistiamo più. Andiamo, Benji. Andiamo, Geronimo. Oh, ragazzi, è saltato il nostro piano. Oh, siamo delle bugiarde. E ora cosa facciamo? Vi avevo avvisato. Avete visto? Ora non vi rimane altro da fare. Non vi rimane altro che farvi perdonare, non vi pare? Un regalino per te, amore. Grazie. Che ti prende, amore mio? Sono preoccupata. Preoccupata? Perché? Che cosa è successo? Non lo so, è che sono stanca. Sono stanca di tutte queste ingiustizie e del fatto che esista così tanta gente malvagia al mondo che non ha alcun problema nel manipolare i sentimenti delle persone. Beh, però non sono tutti così. C'è anche gente buona, gente come noi, che vuole cambiare il mondo, fare del bene. La minoranza. Comunque io non volevo dire questo. No? Bene, allora che volevi dirmi? Io ho paura. So che Eusebio ha in mente qualcosa. Beh, però scusa, puoi spiegarti meglio? Il fatto è che non voglio caricarti con le cose che ho in testa, non serve. No, davvero, Luz, dimmi, ti prego. Eusebio sta facendo delle cose orribili allo zio Felipe. E sinceramente ho paura che cominci a farle anche a noi dopo. Non lo so, è che stando in questa dimensione l'unica cosa che pensavo e che speravo con tutto il cuore era tornare nella mia epoca. Però adesso non è più così. Perché adesso non voglio separarmi da te. Non succederà mai, amore mio. Sta tranquilla. E tu che ne sai? Come fai ad esserne così sicuro? Finché starai con me, non ti succederà niente. Nessuno ci separerà, te lo prometto. Vieni.
Però ora devi raccontarmi che cosa ha fatto Eusebio. Alessio, ti giuro che Renata non si è messa in contatto con me, se no te l'avrei detto. E poi l'avrei detto anche alla polizia, l'avresti già saputo. Va bene, come ok, puoi... ma non ti innervosire, era soltanto una domanda. Ma come vuoi che reagisca? È da quando siamo arrivati che mi aggredisci. Siamo in luna di miele, cosa? Non io fai altro. Io ti sto aggredendo, no? Sì, tu, Luna, tutti quanti, tutti mi state aggredendo. Luna che chiama per dire che io non sono io. Tu che mi fai un interrogatorio con domande interminabili su come ci siamo conosciuti. E adesso questo, basta Alessio, smettiamola. Sì, smettiamola. Io ti credo. Se no, non ti avrei sposato. Sta tranquilla. E allora smettiamola con l'interrogatorio e con tutte queste domande. Mi stai esaurendo, non ce la faccio D'accordo. Più. Non ti chiederò più niente, va bene? Andiamo a prendere un gelato? Eh? Ok? No. Cosa vuoi, cioccolato? Un gelato al cioccolato. Un gelato al cioccolato. Bene, andiamo. La borsa. Dove sono? Luna. Felipe. Dovresti accompagnarmi in un posto, poi? Eccole, l'ho trovate, finalmente. No, ora non posso, ho le prove con le ragazze. Si tratta di un secondo, non di più. Però non possiamo parlarne dopo le prove. Davvero? Dopo? Dimmi quando e dove verrò, però no, ora no. Non hai capito, Luna. È una cosa molto importante. Mi puoi accompagnare, per favore? Ti do un minuto, non di più. Andiamo. Andiamo. Aia! Fai piano, brutta! Non ti rendi conto che sono vecchio? È lei che l'ha detto, eh? Se lo ricordi? Non fare la simpatica. Non è lì, più giù. Signore Eusebio, ci sono due cose che lei mi deve spiegare. Quali? Una, ed è la prima, è perché adesso all'improvviso vuole farsi il trattamento anti-age viso corpo. E seconda cosa, non vuole raccontarmi niente di quello che le ha detto Felipe. Mi dica. Ma non lo capisci. Voglio farmi trovare pronto, poiché in qualsiasi momento può arrivare Felipe con la sua fidanzatina, perché vuole che le dica tutta la verità. Devo raccontarle quello che è stato il suo passato. In cambio di... Del tesoro! Ah, un'altra cosa che non capisco. Perché, in cambio di una cosa così piccola, Felipe ha deciso di darle il tesoro una volta per tutte? È l'amore, Rita. Solo per amore. L'amore supererà tutto. E diventerò ricco. Diventeremo ricchi. Questo è ancora da vedere. Con tutto quello che hai combinato, ringrazia se non ti trasformi in una ratta. Oh no, in una ratta no. Non voglio essere quella bestiaccia orripilante. Se solo io penso che quella gatta può fare danni alla mia persona, mi metto a tremare. Non preoccuparti. Per ora non succederà perché sono felice. Felice. No, anch'io, perché dico ci siamo molto vicini. Siamo molto vicini. Si faccia abbracciare. Dove sono gli altri? Non sono arrivati. E come mai? Abbiamo fissato un orario, mi sembra. Non lo so, so che Paul è andato a comprare una cosa per la batteria. Riguardo agli altri non so niente. Va bene. E tu, come va? Mi hanno detto che Gaia ti tiene sotto scacco. Sai, il vero problema è che ancora non riesco a capirla. Sì, però lei ti piace o non ti piace? Non lo so se mi piace. Oddio, è carina e devo riconoscere che ha un modo di fare che mi intriga. Beh, quindi qualcosa c'è che ti piace o no? Qualcosa sì. Comunque voglio andarci piano, perché ancora non so quali siano le sue vere intenzioni. Non mi resta altro che sperare che la strategia che sto usando con lei mi dia presto buoni risultati. E sarebbe? Non posso dirtelo. Eccomi. E gli altri? Eccomi, ecco l'anima del gruppo. L'anima del gruppo, sei arrivato tardi. Era in mezzo, non a 35, sai? Ah, va bene, mi perdoni, signor puntualità, per 5 minuti di ritardo. Sai cosa sono 5 minuti? Sapete cos'è davvero strano? Che Martin non sia ancora arrivato. Non mi interessa di Martin. Dai, iniziamo. Quiero abrir tu corazón? Dai, va bene, iniziamo.
podía sentir lo que siento. Nunca creí que podía vivir algo así. Al conocerte una puerta se abrió y todo en mi vida cambió. Y casi sin darme cuenta llegó el amor. Quiero abrir tu corazón y estar allí, a donde solo han llegado tus sueños. Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí. Quiero abrir tu corazón y estar allí, para saber cuáles son tus secretos. Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí. Yo quiero verte feliz. Siga la magia y no pase el tiempo. Quiero que dure este cuento y no tenga final. Es tan hermoso que no quiero pensar que alguna vez pueda terminar. Yo quiero tenerte conmigo cada día más. Quiero abrir tu corazón. Donde solo han llegado tus sueños. Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí. Yo quiero verte feliz. Yo quiero Valentina, non sai cosa mi è successo. Ehi, Valentina, ci stai parlando? Mi hai spaventata, Gaia, ti sembra sì, bravo? No, io sono piena di problemi e tu sei qui a ballare come se nulla fosse. Vabbè, che è successo? Vieni, sono una stupida, mi è riuscito tutto al contrario e solo perché volevo essere interessante per Alessandro. Che è successo? Niente, io sarò molto brava a dare consigli agli altri, ma con me stessa sono un disastro, Valentina. Non sai cosa mi è successo, non sai cosa mi ha detto Alessandro. Si è dichiarato? No, Valentina, guardami in faccia, non vedi che faccia ho? Quale parte della frase sono piena di problemi non capisci? Scusa. No, tutto il contrario, è andato tutto male, è andato tutto al contrario. Alessandro mi ha detto che avevo ragione, che va bene, che non devo uscire con lui perché sono una ragazza complicata e mi ha ringraziato per averglielo detto. Ha detto così? Sì, mi ha detto che non mi avrebbe più invitata a uscire. Beh, dai, cosa pensi di fare adesso? Non lo so, non so che fare, che vuoi che faccia? Tu dimmi che posso fare. Non so, dammi un consiglio. Ehi, no, io... No, davvero? Come no? No! Pensa a qualcosa, sei la mia amica! Non lo so che cosa dirti, non lo so. Sì, però dai, pensa a qualcosa, aiutami perché devo risolvere questa situazione, devo risolvere questo problema, non può finire così. Pensaci. Sì, sì. Ci stai pensando o stai giocando sì, con quella spare? Ci sto pensando. Non posso credere a quello che mi hai raccontato. Hai visto? Lo sapevo che non mi avresti creduto. Beh, sì, ti credo, però non posso credere che qualcuno faccia questi incantesimi ad una persona affinché questa decida di sposare una ragazza che non è chi dice di essere. Sì, neanche io ci credevo, ma a quanto pare è la verità. Adesso capisci perché ho tanta paura. Se Eusebio è stato capace di fare questo a Luna e Alessio, che non conosce, perché praticamente non li conosce, potrebbe farlo anche a noi. Dopotutto, quest'uomo è ossessionato da recuperare il tesoro dello zio Felipe. E noi siamo i suoi eredi. Sì, beh, so che sei preoccupata e che hai paura, ma non devi disperare. Lo zio Felipe è forte e io non credo che si farà ingannare facilmente. Non lo so. Felipe è innamorato. È perdutamente innamorato di Luna. E quando uno è innamorato diventa più vulnerabile. Non lo so. Mi fa paura.
Ho paura che per colpa di Eusebio perderemo tutto quello che siamo riusciti a costruire. Allora? Stiamo aspettando. Lo ammetto, sono stato io. Ho rubato le prove dal laboratorio e ho montato tutto in modo che Alessio e Renata si sposassero. Allora è vero. Renata esiste, c'è. Renatuccia! È stata una strategia geniale in modo che loro finissero insieme. Ma allora, perché ha fatto tutto questo? In modo che tu capissi che l'amore della tua vita è Felipe e non Alessio. Ma Alessio si è sposato con la persona sbagliata. Yeah. Grazie alle mie cuccine dell'amore. Lui non è innamorato di lei. Queste sono stupidaggini. Renata è una brava persona, un pochino agitata a volte, ma una brava persona alla fin fine. Alessio, col tempo, vedrai che imparerà ad amarla. Non è così che funziona l'amore. Romanticismo, lo detesto. L'ha avverto che io non mi sposerò con Felipe. Questo non è un problema mio. Perché dici questo? Perché è la verità. Io non ti amo, Felipe. E ora mi rendo conto che l'amore della mia vita è stato, è e sarà Alessio. E ora è sposato con un'altra donna. Luna! Ma, ehi, Felipe! Ah, il tesoro! Ah, Rita! Dai, ragazzi, riposiamoci 10 minuti, recuperiamo e poi continuiamo, va bene? Lo sport ci farà bene per dimenticarci per un po' delle ragazze. Non ci credo che ci abbiano presi in giro in questo modo. Fanno paura, eh? Diego, lei non ha visto la faccia delle ragazze quando siamo usciti da sotto il tavolo. Ah, a me sarebbe piaciuto tanto. Le abbiamo sorprese proprio mentre stavano parlando del loro inganno. Loro volevano continuare a prendersi gioco di noi. Oh, guarda chi arriva. Oh, ciao Top Model, come va? Bene, venite, sì. Candy, ti sta squillando il cellulare. Deve essere il tuo agente. Sorellina, cos'è successo con i fan? Sono svaniti? Cos'è successo? Dai, ragazzi, andiamo, andiamo. State tranquilli. Mi sembra che state esagerando un pochino, dai. Continuate, quella è la palla. Giocate, avanti. Che peccato che una ragazza bella come te debba stare sola. Eh sì, a quanto pare è il mio destino. Preferisco stare sola che farti del male, Alessandro. Stai ridendo di me o del mio destino? No, non sto ridendo, è che sto pensando. Pensando? E a che pensi? Che è da tanto che non ho una ragazza. Ah sì? Ma ti piace qualche ragazza adesso? Beh, ce ne sono tante belle nel collegio. Ah, ci sono tante belle ragazze, per esempio? Innanzitutto sono un tipo riservato. E poi non voglio farti del male. Ti piace un'altra ragazza? Sono una stupida, sta andando tutto al contrario. Oh, perché? Luna! Ehi, Luna, che ti succede? Stai bene? Che ti succede? Avevo ragione io. Alessio non si è sposato con Lucilla. Si è sposato con Renata. Come? Come, Luna? Che cosa stai dicendo? L'hanno ingannato, l'hanno confuso in modo che si dimenticasse di me. Sì, però... Chi te l'ha detto? Come lo sai? Chi te l'ha detto, Luna? Eusebio. Mi ha appena raccontato tutto davanti a Felipe. È incredibile. E ti ha detto qualcos'altro? Tutto, mi ha detto tutto, Miranda. Mi ha detto che gli hanno dato da bere qualcosa perché si dimenticasse di me, perché smettesse di amarmi. Non ci posso credere. Nemmeno io, capisci? L'hanno ingannato, Miranda. Ok,
Ma tu cerca di tirarti su, ti prego, non piangere. Ti ha detto qualcos'altro o ti ha detto solamente questo? Cos'altro ti ha detto? Luna, non fare così, ti non prego. Non ci posso credere, è una cosa orribile, davvero. Eugenia, volete prendere come vostro sposo Felipe per amarlo, onorarlo ed essergli fedele tutti i giorni della vostra vita? Sì, lo voglio. Felipe, volete prendere come vostra sposa Eugenia per amarla, onorarla ed esserle fedele tutti i giorni della vostra vita? Sì, lo voglio. Pertanto, vi dichiaro marito e moglie. Ora potete baciare la sposa. Perché Luna non mi ama come io amo lei? Tu e io avevamo un accordo. È arrivato il momento di onorarlo. È bello passeggiare insieme, amore? Sì, sì, è molto bello. Hai visto? Non serve andarsene in giro per il mondo, viaggiare lontano per stare bene ed essere felici. È vero, non ce n'è bisogno. La cosa più importante è essere innamorati. Può essere. Come può essere? Come può essere? Va bene, sì, sì, la cosa più importante è essere innamorati, hai ragione. Scusami, ma sono molto stanco, non so quello che dire. Anch'io sono stanca, sono molto stanca. Sì? Sì. Sai di cosa ho voglia? Ho voglia di prendere un buon tè. Ah, sì, che bello! Sì. Insieme, abbracciati! Aspetta. Mamma. Ah, ciao tesoro, cosa fai? È l'ora del tè. Bene, sì, sì, certo, lo prendi anche tu? Che coincidenza, pure io sto facendo la stessa cosa. E lì come va? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Sicuro, sicuro, sicuro? Sì. Mi vuoi dire qualcosa, tesoro? No, no. Beh, che ti voglio bene. E se Miranda è lì con te adesso, dalle tanti baci da parte mia. Vi voglio molto bene a tutte e due. Sì, anche noi ti amiamo e ci manchi, ti adoriamo e siamo con te per qualsiasi cosa. Salutami tua moglie. Sì, sì, certo, lo farò. Un bacio. Ti amo. Che c'è? Ma che fai? No. Stavo parlando con mia madre. Va bene, basta. Ciao mamma. Ciao amore mio, tuo fratello ti manda un bacio, capito? Ah, ti saluta. Che bello. Ma è molto triste, non so cosa abbia, non lo so. Come sarebbe mamma? È normale che sia triste, lo hanno ingannato, l'hanno tradito, per questo è triste. Ma come l'hanno ingannato e l'hanno tradito? Di cosa stai parlando? Ho parlato con Luna, mi ha raccontato tutto. Mi spieghi cos'è tutto? Eusebio voleva che Luna e Felipe stessero insieme. Quindi ha organizzato tutto in modo che Alessio e Lucilla si sposassero, capito? Voleva che Felipe e Luna stessero insieme e ha fatto in modo che Lucilla si sposasse con mio figlio? Ma è una malvagità, una follia! È una follia, però c'è di più. Come c'è di più? Sì, Lucilla non è Lucilla. Alessio si è sposato con Renata. Che? Sì, mamma, è come ho detto. Renata ha finto di essere Lucilla. Ma è una cosa tremenda quella che mi stai raccontando. Com'è caduto in una trappola del genere? Come l'hanno ingannato in questo modo? È una follia, una vera ingiustizia. Sì, mamma, calmati. E Lucilla dove sta? Così. Benissimo. Molto bene. Ragazzi, io adesso vado perché sto veramente morendo di fame. Anch'io ho fame, quindi dovrei farmi una doccia veloce, se non vi dispiace. Dai, andate a fare quello che dovete fare, ma domani mattina di nuovo qui a fare le prove. Di mattina? Sì, si avvicina il festival. Scusate, permesso. Caterina. Vi ho interrotto? No, no, abbiamo finito. Caterina, non essere così formale. Ah, io sono fatta così. Come va, Caterina? Tutto bene? Ah, sì, le ragazze stanno lavorando molto, ora stanno riposando. Ok, e tu come lo vedi? Tutto bene, alla grande, sì. Al video mi riferisco. L'hai visto? Che te ne pare?
Sì, sì, bello, bello. Bello? Nient'altro? Stai tranquillo. Vado bene anche con le prove. Bene, dai, se non vi dispiace vado a riposare. Prego, prego. Grazie. Prego. A domani. Permesso, a domani. Prego, buona fortuna. Qui c'è qualcosa che mi puzza. Caterina, ma sei sempre tutta profumata, tutta pulita. È la ragazza preferita dalle mamme. No, ragazzi, non sto parlando di questo. Parlo del gruppo delle ragazze. C'è qualcosa che stanno facendo col videoclip. E io ho intenzione di scoprirlo. Ehi, Valentina, il consiglio ci hai pensato o no? No, Gaia, non so che dirti, non lo so, se ormai gli hai fatto capire che vuoi che ti dimentichi, non so come potrai uscirne. Valentina, mi prendi in giro? Ti avevo chiesto di pensare a qualcosa, mi devi aiutare, sto malissimo, non so che fare. Ok, Gaia, ma sei tu quella che dai consigli, io non saprei cosa dirti. Beh, proprio perché lo faccio sempre io, prova ad aiutarmi tu, per favore, pensa a qualcosa. Perché non lo prendi per la gola? Gli puoi fare una torta, un ciambellone, dei dolcetti, Adesso che c'entra il cibo con il problema che ho? No, e poi non so cucinare, no, continuo a pensare. Ci sono, gli fai un regalo, non so, dei cioccolatini o dei fiori o... No, i fiori sono per le donne. Un orsetto di peluche che dice ti amo. Come, così dal nulla? Vado e gli dico Alessandro, ho un regalo per te. No, e poi Alessandro è molto diverso da tutti gli altri ragazzi. Sai, a lui non piacciono le cose materiali, non pensa a questo. No, anzi, sarebbe peggio. Un'altra cosa. Ci sono, lui è di un'altra epoca e non legge le email. Potresti scrivergli una poesia in cui gli dici tutto quello che senti e... Per carità, troppo sdolcinato, no, non va bene. Gaia, non lo so. Nemmeno per la tua amica riesci a pensare a qualcosa di più interessante, qualcosa di più creativo. Non so, sto perdendo Alessandro. Non lo so, Gaia, non so proprio che dire. Ragazze, come va col video? Che me ne importa di come va con il video? Guarda se mi devi venire a domandare questo con il problema terribile che ho con Alessandro. Nessuno mi aiuta, in più mi vengono a chiedere del video. Non ci posso credere, nessuno mi aiuta. Il video è a rischio? Il video è a rischio, sì. Oh no, promettimi che lo farete. Ho già dato la mia parola a Ivo, anzi, gli ho detto che lo stavate facendo. Non mi fate fare questa brutta figura. Beh, Caterina, ti sei comportata bene. Sta tranquilla, non corri alcun pericolo. Domani controlliamo tutto e cerchiamo di sistemare il video. Ma avete fatto qualcosa? Andiamo, dimmi la verità. Molte cose, moltissime. Stiamo quasi per finire il lavoro, sì. E ora che facciamo? Beh... Io dirò che ho preso una storta al piede e non uscirò da qui. Dico che devo prendermi cura di te e rimango anche io. E se voi ve ne state qui, anche io me ne starò qui, eh? Con quale scusa? Che... Beh, non lo so, aiutatemi. È per colpa vostra che abbiamo questo problema, è per colpa vostra. Per colpa nostra? Sì, solo per colpa vostra. Scusa, ma che vorresti dire? E tu che cosa hai fatto, eh? Va bene, dai. Basta, ragazze. Facciamo una cosa. Rimaniamo chiuse qua dentro tutte e tre e non usciamo più. È risolto. Non usciamo più? E no, dobbiamo rimanere chiuse qui dentro per sempre. Da qui non usciamo più. Affari fatto. Benissimo. Avevamo fatto un patto. E lo devi rispettare, perché sennò le conseguenze saranno terribili. Luna non si vuole sposare con me. Ma perché non ti ama, non è colpa mia. Smettila. Però è la verità, non ti ama, mi dispiace. Va bene, basta, non voglio più ascoltarti. Ti sto dicendo la verità. La verità è che quando stavo per sposarmi con lei, tu me l'hai impedito con le tue minacce. Oh, ma no, anch'io lo vorrei. Anzi, ho bisogno che si sposi con te. Ti sto parlando di quello che è successo in passato, non adesso. Ah, ma io voglio parlare di adesso, perché sei in debito con me. Perché ora vuoi che mi sposi con Luna e prima no? Non ho intenzione di dare spiegazioni a chi non mantiene la parola. Va bene. Noi non abbiamo pattuito nulla, allora. Non continuare a sfidarmi, Non ti darò il tesoro. Ah, no? No. E se succedesse qualcosa a Luna? Poverina, tanto bella, allegra e buona con me. Il suo sorriso potrebbe spegnersi all'improvviso. È triste, no? Io al posto tuo ci penserei bene. Capì?
ditemi, non avete fatto niente ancora, sono preoccupata. Sì, sì, tranquilla. Non esagerare, è solo un video. Vi interrompo un momento, ho bisogno che mi ascoltiate. Ti prego, Caterina, sto leggendo. Sì, domani Ivo me lo chiederà di nuovo. Non ti chiederà nulla? Sì, sì, oggi me lo ha chiesto e domani me lo chiederà di nuovo, sono sicura. Fai una cosa, se te lo chiede di nuovo gli menti e stop. Qual è il problema? Sì, non dirgli niente, domani ci mettiamo a lavorare e facciamo il videoclip, basta. E a voi non importa? Basta, Caterina, sto leggendo, per favore, va a dormire. Ragazze, io l'ho fatto per voi. Grazie. Ma grazie. Io ho mentito a Ivo per voi. Benissimo. Complimenti. Voi ve ne state a letto così, tranquille, e io? Questa cosa è un bel problema. Caterina, perché non vai a dormire e mi lasci leggere? Non riesco a leggere, per favore, domani ne parliamo, ok? Sì, Caterina, andrà bene. Mettiti a letto, ci pensiamo domani al video e a tutto il resto. Io ho dato la mia parola a Ivo e non c'è niente di peggio che dare la parola in vano. Basta, Valentina, la fai stare zitta tu o la faccio una io? Una persona non di parola perde la fiducia degli altri. E se perde la fiducia degli altri non può costruire nulla. E se non può costruire nulla... Ehi, basta, Caterina! Basta, zitta! Basta! Che pesantezza! Beh, ma... Basta! Zitta! Zitta! Io non so niente di Lucilla. Dove sta, come sta. Non è amica mia. Non so niente neanche di Renata. Comunque sia, pensandoci, questa è una questione familiare, no, Victoria? Rita, non menta più. Avanti, le dica la verità. Ascoltami, cara, ti dirò solo una cosa. A me nessuno mi ha mai chiamato bugiarda. Ma come ti scaldi rapidamente? Tranquilla, calma, ti vogliamo sapere, Rita, eh? Abbiamo trovato dei vestiti di Renata nello scantinato. Sì, e siamo sicuri che sono di Renata, Rita. Ah, sì? Nello scantinato? Che ne so, li avrà lasciati lì prima di andar via. Io gliel'ho detto perché siccome lei frequenta spesso lo scantinato, magari sa qualcosa. Ah, sì, no, io sono spesso nello scantinato. Lo faccio per lavoro. Salgo e scendo, scendo, salgo, salgo e scendo. Non sto lì a cercare se ci sono vestiti o meno. Che ne so io? Non so proprio di cosa stai parlando. Non è che sta parlando in un'altra lingua. Si capisce tutto quello che dice. Fai mente locale. Ricordi se hai visto Lucilla, se ti ha detto qualcosa, se hai parlato con Renata, se ti ha detto qualcosa. Cerca di fare mente locale. Andiamo, aspetti, faccio mente locale. No, non mi ha detto nulla. No, non ne so nulla, non ne so nulla. Diciamo una cosa. Lucilla, Renata, Renata, Lucilla, io non so nulla di loro, non riesco a credere che voi siete qui ad accusarmi con domande e cose così quando sapete perfettamente, soprattutto lei, Vicky, che io ho dato la vita per questo collegio e pensando... Non partire per la tangente, no, le voglio favore, dire una cosa, Rita. Questa cosa delle gemelle è molto seria. Secondo me hanno sofferto molto da piccoline, perché ci pensi, da gemelle no, le vestivano uguali tutte e due di rosa, un trauma infantile. Da gemelle le vestivano tutte e due, una di rosa e l'altra da anatroccolo. Cosa, se tu vuoi fare uno studio sui traumi infantili e su ciò che significa essere gemelle, non è questo il momento. Non partire per la tangente, sì, bensì sì, viene sì, al sodo, sì, alla questione, al punto, al fatto in sé per sé. È possibile? No, non so nulla. Non so nulla? No. Non so nulla né di Lucilla, né di Renata, né di Renata. Pronto? Né di Lucilla. Sono già... Ah, non ci credo, mi ha risposto. Patrizio? Sì, sono Victoria. Sì, 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 sì. Scusa se ti disturbo, ma sai che c'è? Abbiamo bisogno di sapere se tu sai qualcosa di Lucilla, di tua figlia Lucilla. Non mi fare segni, Rita. So già che devo dire. Eh? No? Bene. No, sì, lo so che ha avuto dei problemi con Renata, ma per questo stavamo cercando Lucilla, ma non sappiamo dove sia. Bene. Bene, 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 bene. Scusa, mi sta arrivando un'altra chiamata ed è un'emergenza. Ti mando un bacio. No, no, no. Sì, vorrei sentire il racconto del viaggio, ma non... Ti mando un bacio, un abbraccio. Ciao. No, sono 6, 7, 8 mesi che è in viaggio. Non sa niente, no. Mamma, sai una cosa? Ora che ci penso, Lucilla, anzi, per meglio dire Renata... Non ha invitato suo padre al matrimonio? Ma certo che no, il padre l'avrebbe scoperta. Se Renata, che è quella che si è sposata realmente, avesse invitato il padre, lui l'avrebbe riconosciuta sicuramente. Un padre riconosce le differenze tra i figli gemelli, giusto, no? Certo, ora che ci penso, il padre non sa niente. Come facciamo noi a trovare Lucilla? E lei, Rita? Non ti viene in mente niente?
Guarda che forte. Quello che mi viene in mente è che mi avete stancato perché state a domandarmi, accusandomi di cose che io non... Io che ho prendete dato la posto, mia ragazze, vita prendete per questo posto collegio. Prendete posto, sta per iniziare il dramma venezuelano. La telenovela. Mura, appunto, tra queste quattro mura. In afis in af, Rita. In braccia i remi e indietreggia. E ritorna alla Mastery School se non sai niente, ok? Rema così, direzione con Mastery. Con permesso, vado a lavorare. Sì, vai e basta, vai e basta, vai, lavorare, dai. Sì. Che scena, Quando inizia col dramma venezuelano non la smette più. Victoria, io non le credo per niente. No, neanche io. Quello che mi preoccupa è mio figlio. Come sta mio figlio? E tutto per poi dirmi che non vuole uscire con me per non farmi soffrire. Strano, molto strano. Stranissimo, ragazzi, Gaia non è così. Senti, ti dico una cosa, ma non prendertela male. Ci ha provato con tutti. Come con tutti? Gaia è una ragazza, vediamo come si può dire, con molta iniziativa. Ma che strano, a me non è sembrato, anzi tutto il contrario. Lo sai, Alessandro, noi stavamo per rovinare la nostra amicizia, perché prima voleva stare con Paul, poi con Ulisse, poi con me, e alla fine si è fissata con Ivo. Quindi ha ragione, come dice lei, vi ha ferito. Ah, Alessandro, non è stata seria la cosa, noi non ci siamo innamorati. Certo, per me ti ha detto una cosa qualsiasi. Anche secondo me. Beh, potrebbe essere che non le piaci e non riesce a dirtelo. Sì, sai che lo credo anch'io. Se no non si spiega perché si sia tirata indietro. Magari non sei il suo tipo. Ancora una volta mi minaccia, è una cosa che non sopporto. Non glielo permetterò. Lo sai, Eusebio non ha limiti. Certo che no, l'avidità, l'ambizione, tutto questo lo domina. E certo, non smetterà finché non raggiungerà il suo obiettivo che è il tesoro. Perché non lo affronti una volta per tutte? Perché non posso. Non ti rendi conto che è in pericolo la vita di Luna? È in pericolo la vita di tutti noi. Mi ha già sconfitto una volta e ora lo sta rifacendo e allo stesso modo. Io credo che per il bene di tutti dovresti dimenticarti di Luna per un po'. Un'altra volta? No. Ho già vissuto senza di lei per tutta un'eternità. Non rinuncerò a lei un'altra volta, non ci penso proprio. Quello Eusebio è il peggiore, lo acchiapperò io. Dove sta? Ditemi adesso dove cosa sta. Cosa vuole fare, Guzman? Lo affronterò semplicemente da uomo a uomo. Papà, è molto pericoloso. Ma è fuori di testa. Quel tipo ha dei poteri. Beh, io ne ho di più, ma Miranda. Ma poteri veri, Guzman. Come veri? Cortesia. Papà, io te l'ho detto perché tu lo sapessi, non perché intervenissi. Guzman, le chiedo per favore, pensiamo a metodi più civili. Glielo chiedo per ma please. Ma questa gente non la frena con metodi civili, signora. Lo prenderò così. Lasciatemi! Per favore, ve lo chiedo! Sta strimolando, per please, Guzman! Non stringetemi così! Bene, troviamo Alessio e dimentichiamoci di Rita. Si aggiusti per cortesia il cappello che sta. Signore, ascoltatemi. Andiamo, nessuno ci darà fastidio, né Felipe, né questo Eusebio, e io vi difenderò da quei pazzi. La prima cosa da fare è trovare mio figlio. Io non fuggirò da nessuna parte. Bisogna trovarlo e strapparlo dalle grinfie di quella Renata. Chissà cosa può fare al mio povero santo figlio. Mi hanno ingannato, Rita, mi hanno ingannato! Ah, beh, io sono stata ingannata dalla vita, cosa ben peggiore. Felipe mi ha fatto confessare tutta la verità e non mi ha dato alcun tesoro! Ah, questo è grave quello che è successo al signore Eusebio. Anche a me hanno cercato di farmi confessare e io niente. E non mi hanno offerto nessun tesoro in cambio, niente di niente. Chi le prende? Ho detto qualcosa di male? Oh, mi scusi, maestro. Sta bene? Sì, sì, questa è un'altra cosa. Allora, le stavo dicendo, la signora Victoria mi ha preso con Luna, con Miranda, e volevano farmi confessare tutto quello che sapevo riguardo a Lucilla. Io, niente, nemmeno una parola, bocca chiusa. Signor genio geniale, è sicuro di non sentirsi male? Al contrario, Rita, non mi sono mai sentito meglio! Oh! Rita! Che c'è? Mi crederesti se ti dicessi che mi sto sentendo più giovane? Sì? Stavo andando via proprio ora. Sì, lo vedo. Che sei venuto a fare in cucina? Secondo te? Non lo so. Smettila di fare la finta tonta, sono venuto qui per te. Ma non la faccio, ci sono altre persone nel collegio, ci sono altre ragazze. Perché continui a giocare a nascondino? Sei grande ormai per questo. Hai ragione. Sì, certo che ho ragione. Se non ti piaccio, puoi anche dirmelo in faccia, non credi? Non c'è bisogno di raccontare balle. Valentina. Ivo. Tutto bene? Sì, tu? Bene,
Avevo un po' di sete. Stavo andando a bere qualcosa, non riesco a dormire. Ma anche io stavo andando in cucina a bere un bicchiere d'acqua. Che coincidenza. È vero, ti mancavo? Sai, Caterina mi ha detto che il videoclip è a buon punto, è vero? Sì, il videoclip sì, è a buon punto. Beh, visto che non riusciamo a dormire, perché non prendiamo il CD, lo vediamo insieme e ti dico sinceramente che ne penso? Che succede con questo telefono, tesoro? Non lo so, non squilla, papà, non squilla. Si calmi un po', Guzman, andiamo. Volete che chiami di nuovo Alessio? No, è impossibile, ha il cellulare spento. Ma squilla o non squilla? Squilla? No, papà, ma fammi vedere che ci provo io! Dammelo! Guzman, o si calma o si fa una doccia fredda! Signora, glielo dico con tutto il rispetto, sono pulito con alito fresco! Si rilassi, Guzman, non sia così permaloso! Squilla! Shh, state zitti! Pronto? Sì, chi parla? So che sei tu, Renata. Ormai so tutta la verità. Non chiamarmi mai più così. Non sono Renata. Non ti immischiare nella mia vita e non chiamarmi mai più, hai sentito? Senti, puoi ingannare Alessio, ma non me, Renata. Stai zitta, hai capito? Basta, la devi smettere. Ormai so tutta la verità, Renata, e lo dimostrerò. È finita la tua messa in scena. Lasciami in pace. Mi hai già rubato Alessio una volta e non ti permetterò di farlo ancora. Lucilla, perché gridavi? Che succede? Con chi stavi parlando? Que siempre está conmigo, sí.